Padre Graziano ha lasciato il carcere aretino di San Benedetto per essere trasferito nel convento romano dell'ordine Premostratensa. Gli arresti domiciliari, come stabilito da una sentenza del 3 dicembre 2015 dal Tribunale del Riesame di Firenze. Padre Graziano quindi sarà trasferito a Roma con il braccialetto elettronico a cui i giudici fiorentini hanno subordinato gli arresti domiciliari e lì sconterà la misura cautelare alternativa. Ad attendere Padre Graziano l'abate generale Padre Thomas, gli avvocati Francesco Zaccheo e Rizziero Angeletti e il consigliere diplomatico del Congo Osango Benjamin. Si sono abbracciati l'abate del convento con gli altri suoi confratelli con i quali ha convissuto per un periodo di tempo prima dell'arresto. Sa bene perché è consapevole finalmente di aver recuperato quel minimo di libertà che quantomeno gli consentirà di stare in un ambiente diverso, più familiare, dove si potrà difendere meglio, potrà incontrare i difensori in maniera più copiosa e quindi organizzare la linea difensiva in maniera più puntuale. Lui può stare in un ambiente che è abbastanza grande perché occupa circa 500 metri quadrati, i limiti di controllo del braccialetto peraltro non vanno oltre, quindi possiamo dire che sta in una situazione privilegiata da questo punto di vista. L'unico problema è riuscire a trovare il modo in cui il braccialetto, quindi il sistema di controllo, consenta di tenere sotto monitoraggio anche la cappella, che allo stato attuale è fuori controllo, quindi si sta cercando il modo per poter ampliare da questo punto di vista questa zona, che è una piccola cappella dove lui potrà pregare in qualsiasi momento lo vorrà della giornata. Il provvedimento che ha imposto gli arresti domiciliari prevede che lui non abbia alcun limite, quindi lui può incontrare chiunque, parlare con chiunque, telefonare, ricevere telefonate con chi che sia. Io come difensore, insieme ai colleghi Novani e Zaccheo, preferiremmo che lui mantenesse per ora colloqui soltanto con i difensori, perché in un processo così altamente indiziario, dove si valutano anche le folate di vento, è bene che ogni cosa venga monitorata da noi difensori.